Sì, chi sei? Sì. Sono Maria. Ah, brava Maria, dove sei adesso che ti devo amicare? Non lo so Aquilone. dove sono. Vorrei capire, è la prima volta che Aquilone sei, Maria? Sì. Allora, senti, ti chiedo amicizia. Ecco, tra l'altro, se non avete amicizia, vi Io fate. sto chiedendo amicizia a tutti paurosamente. Solo che non, Eva non è ancora riuscita a venire qui. Ferenc, un attimo. Vabbè. Ah, Eva è qua, lo vedo. Eva, Eccola l'aggiungo. Eva, eccola anche Eccomi. Ciao Eva. Ho fatto un po' fatica, ma Ciao sono Eva. arrivata. Wow, Ciao. vedo che siamo già in parecchi. Tra l'altro, Io direi di iniziare, sì. sì, iniziamo, tanto la registrazione è avvenuta, cioè è iniziata, ma non è che abbiamo preparato nulla, per stasera, quindi è a ruota libera, serve solo per fare delle prove, delle verifiche, vedere un po' come funziona, e tra l'altro Francesco, no? Magic, volevi dirgli tu alle persone qualcosa di stasera. Beh, sì, sicuramente, lasciatemi dire che sono contento di avervi qui. Questo evento è Pyramid Café Edu 3D. In questi anni Pyramid Café, come sapete, è stato un po' in ibernazione e questo sicuramente è l'inizio di uno scongelamento. Edu 3D non si è mai fermato. Adesso non c'è qui Gigliola, pensavo che arrivasse stasera, però grazie a voi, Edu3D ha continuato nei mondi virtuali, in particolar modo in OpenSea, a fare delle cose meravigliose. Velocissimamente, l'evento si chiama La realtà virtuale, ha come incipit la realtà virtuale nel tempo del coronavirus. Non nascondiamoci dietro un dito, questa cosa c'è. Qualcuno di voi arriva da Milano, io abito al nord Italia, ci sono dei problemini, chiamiamoli così, no? Ciascuno di noi ha la propria personale esperienza e si stanno chiudendo le scuole. Questa cosa si concluderà sicuramente, la supereremo, ma ci vorrà un attimino. Edu3D ha sempre avuto a che fare con degli insegnanti, una sorta di punta di diamante di quegli insegnanti che si sono sempre arrabattati per cercare di imparare, per aggiornarsi e offrirgli il meglio ai loro studenti. Adesso la realtà virtuale, situazioni come questa di insegnamento a distanza possono diventare utili, non certo per sostituire, ma per dei motivi, diciamo, motivi di forza maggiore come quelli che stiamo vivendo in questi giorni. Poi chiaramente non è che dobbiamo stare qui ad angosciarci o che cosa, però qui è presente ed è un grandissimo onore che c'è David Orban. Pyramid Café nasce a Vulcano qualche annetto fa. David Orban è stato l'istigatore della comunità di Vulcano, che ha fatto delle cose meravigliose. E David, tra qualche giorno avrebbe dovuto fare un evento che è stato annullato. Mi ero riproposto di andare a Milano a vederlo per stringergli la mano di persona, finalmente, dopo tanti anni. Però vedete che questa è la dimostrazione che, insomma, la sensazione di essere qui, di incontrarlo comunque, la possiamo fare ugualmente. Questo è veramente un momento che non dimenticherò. Adesso non voglio rubare ulteriore tempo, chiacchieriamo, siamo qui per fare ciò che potremmo definire un brainstorming, no? Mettiamo insieme delle idee, vediamo che cosa fare. C'è qua Salazar che conoscete tutti benissimo da anni. Fa corsi a destra e sinistra in OpenSim soprattutto. Vediamo che cosa possiamo fare di buono. Cedo la parola, chiaramente chiunque vuole salire su questo palco, chiunque vuole parlare, parliamo per il Sì, tempo tra l'altro che mi vogliamo. dite se riuscite a salire sul palco i nuovi arrivati, perché adesso ho provato una funzione e se non riuscite, forse devo darvi l'abilitazione. Eva, tu non riesci? Eva, tu non riesci?
Allora aspetta che... Beh, basta puntare con il mouse. Beh, sulla, non fa come si sulla fa, pedana. Però, adesso provo. Aspetta, se no... Sei riuscita? Credo di sì. Ah, ok. Ma basta cliccare sulla pedana per sapere. Sì, ma perché stiamo imparando. Infatti adesso c'è un'opzione dell'host tool che apre il palco a tutti, credo. Ah, io non ce l'ho perché sono in crisi col computer. No, ma ce l'ho io come organizzatore dell'evento. Infatti adesso... Ma non c'è un modo per vedersi, per vedere se stessi. Per vedere se stessi. Una foto. Sai che non lo so. Infatti la foto. Perché... Si può fare il selfie. C'è la foto devi fare. No, ho capito, ma io... Però voi che siete con il computer, fate voi con il computer. Fate una screenshot. Allora, vedo che c'è, ah sì, sì, se fai la foto ti vedi, eh. Se fai la foto ti vedi e ti vedi mentre parli. Devi cliccare dove vedi proprio... C'è la foto, la macchina fotografica. La clicchi, ti compare proprio il tuo avatar, così vedi come appare gli altri. Ma veramente però... mi vedo la sala. Forse devo... Ah, ecco, ho capito. Hai visto? Come... Io non ho tanti strumenti. Io ho trovato solo... No, ma voi avete un triangolone, lo vedete il triangolone del menu? Sì, ma certo che lo vedo, e anche ho fatto le foto. Ecco, attorno al triangolone ci sono varie cose, e che sto esplorando man mano, partendo dal basso a sinistra c'è la casina. Ci sono gli emoticon. Sì, ci sono, su, ecco, su quel... c'è la macchina fotografica. E sotto c'è la macchina fotografica. Esatto. Poi c'è la bolla, sapete cos'è la bolla? La bolla è per non farsi vedere. No, la bolla serve... No, credo crea un... Allora, serve perché Altspace è frequentato da abbastanza persone, da tante persone, e molte sono in VR, quindi sono persone che hanno il casco, e che vedono, quando si è in un ambiente affollato, vedono la gente che gli arriva addosso praticamente, no? E questo crea soprattutto alla popolazione asiatica notevoli problemi di privacy, no? Nel senso che per gli... siamo avanzati, però non succede niente. Quindi quando voi accendete quella anche... bolla, la bolla praticamente costruisce attorno a voi una bolla di privacy, per cui tutti quelli che si avvicinano oltre il limite della bolla non li vedete, scompaiono, ve li toglie, in modo tale da evitare che le persone si sentano oppresse, no? E quindi, e tra l'altro questa cosa della bolla esiste in molti mondi virtuali, esisteva anche in High Fidelity, tanto per dire. Poi c'è... Sì, serviva per isolarsi. Serviva per isolarsi, ma per un motivo simile, perché appunto, cioè, non... Perché tra l'altro gli episodi di harassment in AltVR sono stati segnalati abbastanza massivamente. Quindi i griefer su AltVR sono tanti, quindi non è escluso che anche stasera arrivi qualche diciamo malintenzionato. Allora, i moderatori possono bannare, e poi se vedete, se voi cliccate su una persona, vedete che ci sono varie opzioni, fra cui il mute, non so se lo vedete il mute, quando cliccate sulla persona, sopra la loro testa compare una serie di simboli, no? Dove c'è la possibilità di fargli un messaggio, no? Quindi gli si può dire hello, no? E quindi si parla, quindi si può, si hanno praticamente delle specie di discussioni che però sono molto semplificate, c'è una chat proprio minima, e poi c'è la possibilità di mutare le persone, quindi se volete mutare le persone, perché molto harassment viene fatto via vocale, quindi ci sono le persone che magari insultano, offendono o... Vabbè, ma tanto se insultano in inglese per me è come se non... Anche per me. Salazar, ma quale sei tu? Quale avatar hai? C'è anche Wiz. Io ho l'avatar The Pyramid Café,
Perché Pyramid Ma Cafè. come avete fatto? Io ho trovato solo questo. Ah, No, si l'avatar? possono selezionare. Ce ne sono parecchi di. Ma no, io ne avevo Nove. 5 da scegliere, questo è il meno peggio. Ah, ok, sì, ce ne sono pochi. Ce ne sono molti. Salmetti la slide delle 20, non riesco più a vedere slide. Non vedi la slide? Lì se Dove facciamo una foto rimane almeno la. le... Dunque, la slide, aspetta un Sì, po'. direi di andare tutti sul palco per farci una foto insieme. Sì. Aspettate, Sì. allora, voi Cibuid, metto... che è la fotografa dei mondi virtuali per eccellenza. Aspetta. Qualcuno anche laggiù? Quale vuoi, questa? Infatti, c'è qualcuno sulle scale. Metti quella Pyramid Café, L'ho messa prima, ma non oppure la vedevi? quell'altra. Questa qui, Pyramid Café, la vedete? Adesso io no, non Io la vedo vedo. tutto grigio. Ah, ecco. La vedete Sì, la grigia? vedo. Io Non non so, ancora. non so perché. Aspetta, posso fare un refresh? Aspetta, ho fatto un refresh, per caso la vedete Adesso sta meglio? caricando, adesso si vede, Sì. adesso si vede. Ci sono Ecco, adesso questo. sì, venite tutti sul palco, dai. Venite qua. E chi è che fa la foto a questo punto? Qualcuno che ha il computer? Allora, provo Io posso io, fare, se ma riesco a quando capire scatto come la si fa. foto vedo solo me. No, Ma io ma vedo solo dovete me fare dallo. stessa. Se siete sul computer, dovete farlo dal computer con un print screen o qualcosa del genere. Sì. Ah, Però non sì, riesco ma a allargare la visuale. Sì? Cioè, boh, forse col Come? pubblico. No, non funziona. Con me non neanche. Io posso fare la screenshot, pardon, il selfie con il visore, però non so come tirarlo fuori dal paste. Ah, guardate, sì, il Quando lo salvi e visualizzi l'album dei salvataggi con l'icona a sinistra, ti fa vedere l'URL a cui puoi agganciarti e intanto lo vedi solo se sei loggato e dal browser poi lo puoi salvare separatamente per caricarlo su Facebook o da altre parti. Quindi la Ok, lo sequenza è devo che fare. abiliti la macchina fotografica, scegli l'icona a sinistra dell'album fotografico, dopodiché vedi che l'https account.altvr.com/photos ti fa vedere le fotografie salvate. E se siamo collegati come amici, dovresti in effetti vedere le mie fotografie, perché io ne ho scattate una mezza dozzina e dovresti riuscire a vederle tra quelle degli amici. Però stavo cercando l'album qua. Allora, io ho aperto il browser. Ok, vedo YouTube, Google. Dov'è che devo. No, Dov'è no, che no, c'è no, no, l'album? Non quello? non ce l'ho. No, non devi aprire il browser di AltSpace VR. Ma Ah. abiliti l'icona della fotografia, come se stessi per scattare una foto. Sì. Dopodiché, nella barra delle icone in basso di quell'interfaccia, l'icona più a sinistra rappresenta l'album delle fotografie. Ma non so, guarda, per me per il quest non è così, cioè nel momento in cui io vado sulla camera mi parte un conto alla rovescia e riparte la foto, non posso Sei su interagire in PC o nessun nel visore, altro scusami? modo. Sono nel visore. Che strano, ok, la mia interfaccia è più interattiva e più ricca di elementi. Sì, perché ho già provato ho anche già l'altro provato anche l'altro giorno. giorno. Ma non Ma non trovavo, ma ci sarà trovavo, ma ci sicuramente il sarà sistema sicuramente per il sistema per andare a andare vedere queste foto. comunque, quando userai il browser tradizionale, è Sì. all'interno del tuo account. Quindi account.altvr.com/photos. Ok, va bene. Grazie. Ciao Lazzar, se vuoi dire qualcosa, io devo un attimo sloggare. Sì, ma O io. David. Anzi, David, se vuole dire qualcosa, in effetti. Io sono un newbie totale, cosa devo dire? Appunto, la tua esperienza come newbo in questo mondo virtuale è interessante. Da quante ore e minuti sei dentro? Seconda volta che sono in agenzia, ricordo che sto saltando come un grillo da tutte le parti.
Non si sente? Si sente molto basso, aspettami. Perché sono lontano, sto amplificando adesso la mia voce, dovreste sentirmi meglio, sì, finché riesco a tornare. Dicevo che è la seconda volta che sono in Outspace VR e lo trovo sicuramente un mondo molto accogliente, un mondo che non spaventa, in questo senso sicuramente è più agevole che non l'esperienza che magari 10 anni fa dava Second Life spaventando tante persone. Prima che arrivassero gli altri, rimarcavo sul fatto che la capacità di co-creazione era entusiasmante, a mio avviso, all'interno di Second Life, e la possibilità di creare il primo cubo, la prima sfera, il fatto che questi avevano la propria fisica interagendo e quindi roteando o semplicemente cadendo, elevava veramente la percezione della realtà del mondo virtuale. E quindi io mi auguro che anche all'interno di Altspace VR o altri che si diffonderanno ci sia questa unione di esperienze e di creazione. Perché togliersi il visore, uscire dal mondo immersivo per usare strumenti specializzati e avanzati è una cosa validissima, probabilmente necessaria, ma impoverisce radicalmente l'emozione che una persona che può creare dentro prova. E in particolare quello che stiamo vivendo in termini di evoluzione del nostro ambiente terrestre è secondo me affascinante. Questo del coronavirus è l'ultimo, ma ci sono componenti che stanno tracciando un futuro dove vivremo sulle nostre astronavi, e se saranno astronavi reali per pochi di noi, saranno astronavi rappresentate dalle nostre case, rappresentati dai nostri appartamenti. E in Cina già 10 anni fa gli appartamenti si vendevano non solo in base al metro quadro, ma all'intensità del filtro dell'aria che era installato. E oggi in Lombardia dovrebbe essere la stessa cosa. Quando vai da Media World e vedi con invidia nella sezione di esposizione di Dyson i purificatori d'aria, stai costruendoti il futuro dell'astronave in cui vivrai. E quindi la partecipazione nei mondi virtuali per me rappresenta un po' questo futuro. Non dico che è desiderabile, perché il degrado dell'ambiente naturale sicuramente è qualcosa di estremo, ma comunque sta succedendo, cioè lo stiamo effettivamente provando. Sì, cosa volevo dire? Anch'io sono un pochissimo... Sì, certo, vai. Certo, No, volevo dire che effettivamente, visto che il tema è anche il coronavirus, è una cosa che è stata abbastanza devastante, ha creato panico, eccetera. Però ha creato anche delle nuove opportunità. Io stamattina sono andata nel mio ex ufficio, ho parlato un po' con i colleghi e loro... Vuoi dire, Eva, dov'è che lavori? Tu che con tutti magari lo sai. Dove lavoravo, perché adesso sono a casa, sono in pensione. Cioè non sono una ragazzina, ecco. E su 350 circa dipendenti del Consiglio regionale della Lombardia, cioè io sono in Lombardia, che è una delle regioni più colpite, anzi forse la regione più colpita dal coronavirus, sono su 350 dipendenti, 120 sono in smart working, quindi lavorano da casa con i loro strumenti, perché lo smart working riguardava prima una quindicina di persone circa che avevano avuto dal consiglio tutti gli strumenti per poter lavorare, e ora sono diventati 120.
E quindi il consiglio riesce a funzionare più o meno lo stesso, tranne perché per le attività tipo sorveglianza, le riunioni d'aula. Guarda Eva, io ti dico una cosa. Io, senza scendere troppo nel dettaglio, penso che già da qualche anno, se si volesse, quello che faccio io lo potrei fare da casa, diciamo il 90%, 95%. Quindi, no, sai. Anch'io avrei potuto lavorare parecchio da casa, tranne che per alcune, vabbè, insomma, io ero una dirigente, quindi un minimo di partecipazione. Chi è Joshua? Che fa? Vediamo se lo clicco. C'è un'invasione. Sono arrivati. Allora, ecco. Buttato via. Li mutiamo. No, l'ho cliccato. Perché questo l'abbiamo tenuto aperto. L'ho buttato via. Ah, ecco, da come hai fatto? Come moderatore io posso andare sulle persone, mi compare una... lo vedrete nel video che ho fatto. Mi compare... L'ho visto questo qui. No, io ho appena sentito un certo Joshua che si è messo a far casino. Vai avanti, non interromperti. No, io stavo solo dicendo questo, che appunto ne parlavano anche oggi a Sky TG24. A volte le crisi, come dicevano anche altri autori, pare addirittura Einstein lo diceva, possono creare delle opportunità. Assolutamente sì, sono d'accordo. Non è una bella cosa quella che è successa, ma vuoi vedere che magari riusciamo a cogliere l'opportunità per modificare in meglio certe brutture, certe storture del nostro sistema, chi lo sa. Ecco, poi speriamo di rimanere fuori il prima possibile. Se non altro è stato rivalutato moltissimo il fatto di poter lavorare e comunicare a distanza, una cosa che da noi già succedeva, ma non molti erano abbastanza perplessi o ostili, soprattutto magari forse i politici. Invece si è visto che in situazioni di emergenza questi strumenti ci consentono di comunicare e anche di collaborare e lavorare. E questo lo trovo molto positivo. Cioè, voglio dire, io tendo sempre a vedere l'aspetto positivo delle situazioni, forse magari. Sì, sì, ma infatti l'hanno trovato in tanti. Non so se avete notato, ma tra le molte cose c'è anche la mano alzata. La mano alzata si può dire per far vedere che uno vuole dire qualcosa. Quindi David l'ha detto. Esatto. L'alzavo perché pensavo che fosse per salutare. No, c'è l'applauso. Vedete un po' che ci sono le mosse. Vai, David. La prima esperienza di telelavoro è stata fatta nel 96 da parte di Coca-Cola ed AT&T ad Atlanta, quando durante le Olimpiadi hanno raccomandato ai propri dipendenti di lavorare da casa, ed erano effettivamente i primi anni dove questo era possibile in via di principio, proprio perché i collegamenti erano sufficientemente veloci e tutti i sistemi software permettevano di svolgere le attività anche se non si era in ufficio. Al termine delle Olimpiadi la cosa ha avuto un grande successo da un punto di vista organizzativo, e infatti le aziende hanno raccomandato alle persone che vi hanno partecipato di continuare. La cosa che mancava allora e che manca anche oggi è la partecipazione, controllo, quella fiducia che si ha nella partecipazione alla politica dell'interazione dell'azienda. E quando non sei ufficio si ha un po' paura di essere da parte, di non riuscire ad essere risalto. E molti dei team che io seguo in una veste o altra sono distribuiti in tutto il mondo. E la cosa importante che si vede è che il lavoro da remoto funziona benissimo quando tutti sono remoti, proprio perché allora non ci sono differenze.
mentre quando è una minoranza ad essere remota o solo, non so, un terzo, un 40%, questi si sentono partecipanti di secondo ordine alla vita aziendale. Ma da noi veramente non, vabbè, forse era una così esigua minoranza che non l'abbiamo neanche tanto rilevato. Ci avevano anche chiesto come dirigenti come avevamo valutato questa esperienza. Io naturalmente ho detto che l'ho trovata molto molto positiva. E poi pensate che riguardava soltanto lo smart working, una giornata alla settimana. Mentre adesso, per tutto il periodo in cui ci sarà questa emergenza, le persone lavoreranno da casa. Io penso, spero che insegni qualcosa ai miei ex colleghi. Sal, tu sei in smart working questi giorni? Io sono in telelavoro, ho scoperto che c'è una profonda differenza fra smart working e telelavoro. Comunque, sì, loro lo chiamano smart working, ma comunque fatto sta che domenica sera a un certo punto mi hanno telefonato a casa, cioè sul cellulare, e mi hanno detto: guarda che domani non devi andare al lavoro e lavori da casa. Che sembrava di essere... Tra l'altro io sono a Torino, quindi non sono a Milano, quindi siamo abbastanza relativamente distanti dall'epicentro. Anche Milano in realtà è un po' lontanino. Però qui Milano in realtà non è proprio nella zona, cioè non è la zona rossa. Appunto, perché Codogno quanti chilometri sono da Milano? Che stavo chiedendo. Cioè non mi sembrava proprio di preciso, è sotto Lodi, quindi ma è più vicino a Piacenza. Codogno è praticamente attaccato a Piacenza, che non si dice Milano, ma in realtà siamo... Quindi voi rendetevi conto che diciamo a Milano, che Milano fino all'altro ieri tutti i bar si chiudevano alle 18, poi mi sembra che ieri li hanno riaperti, no? Insomma la città... Ma anche perché fra un po' prevarranno le ragioni dell'economia, insomma questa chiusura, ci sono tanti esercizi che hanno chiuso proprio perché siccome iniziano con l'happy hour, quindi proprio verso le 18 per loro è inutile anche aprire. Comunque, posso parlare? Sì, chi sei? Dici sì, che non ti vedo. Chi sei? Dicevo, sono Laura. Dicevo una Laura. Cosa, in questa frangente si potrebbe anche parlare di teledidattica, ma non penso che... Assolutamente. Questo ci dà invece l'occasione, secondo me, di ripensare alla didattica come microlearning. È molto interessante il fatto che le persone si stiano attivando per creare in questo momento di emergenza dei microcontenuti che possono essere dei filmati, dei podcast, io parlo proprio da pedagogista in questa, quindi che possono attivarsi per costruire accanto quello che è la didattica d'aula, quella che tutti auspicavamo che era la didattica alternativa nel web, costruendo ambienti a supporto della didattica d'aula, perché non può essere soppiantata quella, perché è vero che le interazioni nel web sono interessanti, le piattaforme virtuali sono interessanti, producono dei meccanismi nuovi di relazione, ma è anche vero che bisogna mantenere il contatto diretto con l'ambiente educativo in cui dobbiamo essere immersi, perché è un contesto quello di realtà, e la realtà virtuale può essere unicamente un supporto a questa altra realtà. Quindi lanciavo un problema di cui mi sto occupando a questo periodo e su cui farò anche un corso, che è proprio il microlearning attraverso questi strumenti, che possono essere piattaforme, può essere anche PR, può essere, non so io, Classroom, tante altre cose.
molto interessante. Comunque le emergenze, come quella del coronavirus, ci sono epocalmente nel contesto del nostro mondo reale. Beh, prima c'è stata l'HIV, c'è stata la poliomielite, come dicevo, c'è stato Chernobyl, ci sono state un sacco di cose. Nessun evento precedente ha scatenato questa esigenza dello smart working come oggi, perché le tecnologie sono andate avanti, perché le persone si stanno orientando attraverso una relazione con appunto gli strumenti tecnologici. Ecco, volevo dire questo. Sì, e tra l'altro, ecco, ti aggiungo solo una cosa: sai che in Cina, quando hanno ricominciato le scuole la settimana scorsa, mi sembra 10 giorni fa, le hanno iniziate quasi tutte, o comunque leggevo sui giornali che hanno usato pesantemente l'e-learning, quindi insegnamento a distanza. E questo si farà ancora qua. Sì, oggi tra l'altro anche parlava una dirigente scolastica e Alfonso D'Ambrosio. Alfonso D'Ambrosio? No, era una donna dell'Istituto Topi di non mi ricordo dove. Ah, l'istituto. No, poco fa su Rai 1 c'era Alfonso D'Ambrosio della parte di Padova. Questa qui c'era in Lombardia, non mi ricordo il comune, e comunque anche loro usano in questo periodo le learning, perché come gli studenti non possono, cioè la scuola è chiusa ovviamente, almeno non saltano le lezioni. Certo. D'Ambrosio comunque mi pare che avesse utilizzato, cioè, non so, l'ho visto velocemente anch'io il TG stasera, che utilizzasse semplicemente Skype o una cosa del genere, perché ha creato tutta una piattaforma per dare la possibilità ai ragazzi di fruire delle applicazioni. Beh, avrà creato che cosa? Che cosa ha creato? Non è stato detto. Perché poteva tramite Teams, tramite... Non so di preciso, Laura, non... No, mi io so che ha utilizzato Microsoft Teams e Google Meet, sì, non soltanto Skype. Forse Microsoft Teams. Ma purtroppo non tutte le scuole hanno attivato il pacchetto Microsoft. Per fortuna, non purtroppo. No, comunque dà un'ottima possibilità di interazione. Magic, dal tuo punto di vista, dov'è Magic? Non lo vedo dietro di me. È dentro di te. Sul palco. È dentro di te. Dal tuo punto di vista, qual è il vantaggio di un Altspace VR confrontato con appunto una chiamata di gruppo di Google Meet, Skype o Zoom che sia, annotazione collaborativa su un documento di Google Docs o simile? Cioè, come da un punto di vista interattivo un ambiente di questo tipo può aggiungere valore? Allora, secondo me il valore aggiunto di un Altspace VR è assolutamente la sensazione di presenza. Alzate un attimo la mano chi è che è qui con il visore della realtà virtuale. Cioè, chi è qui con il visore penso che ha proprio la sensazione di essere qua. Tra l'altro volevo sottolineare quello che diceva Laura, assolutamente, ti ringrazio del tuo intervento e il motivo di questo evento, di questo brainstorming, è proprio anche quello, cioè di pensare come la scuola possa in qualche modo sfruttare la realtà virtuale in questa situazione particolarmente difficile. Mi dispiace che Sergei, che anche lui è un owner di Pyramid insieme a Salazar,
che non gli funziona il microfono, ma anche lui lavora, nella scuola, e avrebbe sicuramente tante cose da dire, e a casa anche lui in questo periodo. Può scrivere il messaggio a te e tu glielo leggi, ce lo leggi? Sì, 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 possiamo fare così. Io posso fare, prestargli la voce, perché a differenza di Second Life qua non puoi scrivere nella chat pubblica. Quindi per rispondere e completare la risposta a David, tutti questi sistemi vanno integrati. L'esperienza di Salazar nei suoi corsi in Open Sim soprattutto sono dati dal fatto che io l'ho sempre seguito, anche se sono anni che non ho il PC e potevo seguire poco, insomma. Però lo seguivo dai video, dalle lezioni, e utilizzare tutti gli strumenti. E il mondo virtuale ti dà la sensazione di presenza, che comunque è importante. Abbiamo questa necessità di incontrarci. Adesso io ho un ritorno nel microfono che non so che cosa... Mi zittisco. Ah, ecco, allora forse non ero io. Forse non ero io, quindi. Vai avanti, Magic. Un'altra cosa, non voglio sempre Saba, è che tu hai fatto degli esperimenti di streaming di ASR in diretta su Facebook, mi ricordo bene? Sì, con l'Oculus c'è questa funzione che stasera non lo sto facendo perché sapevo che Salazar l'avrebbe registrato, ma è immediato, si può trasmettere da Oculus su Facebook in un gruppo o sul proprio profilo, e rimane anche la registrazione. Diciamo che non è una registrazione e uno streaming diciamo professionale, perché è la testa che diviene la telecamera, e conseguentemente istintivamente io sono qua, benché sono seduto su una sedia, continuo a muovermi a destra e a sinistra, anche perché il visore mi dà la sensazione, se uno mi parla dalla mia destra, io mi volto a destra, e quindi è una ripresa, certo, meglio che niente, è una cosa molto pratica, se pensiamo a ciò che dovevamo fare prima con live stream, con altri strumenti di questo tipo, indossi un visore, abiliti la diretta streaming, neanche te ne accorgi, vedi un puntino rosso in alto a destra, e in realtà stai streamando, stai mandando, e lo possono vedere anche gli altri. È molto utile streamare in un gruppo, ad esempio questa cosa qua l'avremmo potuta mandare in diretta nel gruppo di Edu3D oppure nel gruppo di Pyramid. Ecco, questa funzione dello streaming dal visore manca per esempio in HTC Vive, e abbiamo notato che al contrario, per esempio, l'accesso all'album fotografico che da me è abilitato con HTC Vive a te manca in Oculus, e questa diseguaglianza, discontinuità delle funzioni e delle caratteristiche è un po' frustrante, e quindi potrebbe essere indice di un supporto non sufficientemente robusto da parte dello sviluppatore della piattaforma, e quindi frenare un po' gli investimenti che qualcuno vuole fare, sia in termini di conoscenza primaria degli strumenti che anche di adozione o diffusione o una progettazione di prassi che si possano poi scalare. Sì, volevo un attimo riportare quello che mi diceva Sergei. Sapete che devo fare d'altoparlante per Sergei, perché prima mi diceva che a Bologna praticamente, cioè a Bologna, giusto Sergei, fammi anche solo sì con la testa, praticamente il 30% stanno da casa, e molte scuole stanno iniziando con Google Suite Educational. È evidente che insomma il mondo della scuola si sta muovendo, ma d'altro canto ne abbiamo sentito parlare in televisione, ho letto degli articoli da questo punto di vista. A David volevo dire questo: Oculus Quest, io conosco il Quest, quello che utilizzo io, hanno dovuto fare praticamente
degli applicativi specifici per il test, e di conseguenza risulta difficile poter fare un qualcosa uguale per tutti. Però per essere un prodotto stand alone che non ha bisogno di computer, non ha bisogno di cavi, di nulla, diciamo che il risultato è eccezionale, anche se manca qualche funzionalità rispetto a un altro visore. È chiaro che un HTC Vive è molto più performante, oppure il Rift S sono migliori, però è un questo mondo, tra l'altro, è particolarmente indicato per fare le conferenze, perché qui ci si accede anche con un Oculus Go. Un Oculus Go costa 150 euro, e 150 euro è veramente un prezzo abbordabile, anche perché comunque un visore di quel tipo ti dà la possibilità di vedere dei filmati a 360 gradi con una qualità migliore rispetto all'Oculus Quest, che costa 450 euro. E qua dentro, con mia grande sorpresa, io ho conosciuto dei portoghesi, mi pare, che erano tutti con l'Oculus Go. Quindi con questo telecomando che hanno in mano si muovono tranquillamente e ne fruiscono di questo mondo, né più né meno come lo sto fruendo io in questo momento. Quindi questa potrebbe essere un suggerimento per le scuole. Sì, posso anche dire una cosa sull'Oculus Go che, e anche sulle altre cose che sono... Sì, concludo solo leggendo quello che mi ha scritto Sergio, che diceva che dal RIPS si accede agli album fotografici anche dall'Oculus Quest, si accede anche agli album fotografici, si può accedere anche a Google Photo, tante altre cose. Vai, Sal, scusa. Sì, se scusate, no, volevo solo dire sull'Oculus Go e sull'Oculus Quest: sappiate che si possono acquistare con la carta del docente. E tra l'altro c'era Daniele Viganò, mi sembra, che voleva venire anche stasera, che è una persona che sta seguendo adesso i corsi. Ah, sì, straordinaria questa cosa. E che lui è riuscito a convincere Indire e Amazon a mettere a disposizione sul catalogo dedicato. Sapete che c'è Amazon, che c'è un catalogo specifico per le cose che possono essere acquistate con la carta del docente, e fino a 4 giorni fa non era possibile acquistare nulla che avesse a che fare con la realtà virtuale, ma a seguito anche degli stimoli, insomma, adesso non so se sia proprio per merito suo assoluto, ma sicuramente ci avrà molto contribuito, adesso da stasera mi faceva vedere che c'è nel catalogo l'Oculus Go, e che però non c'era l'Oculus Quest. Sì, l'ho visto anch'io. Non c'era ancora l'Oculus Quest, ma lui stava muovendo le montagne. Questo vuol dire che almeno l'Oculus Go è già disponibile, quindi vuol dire che tutti gli docenti italiani potenzialmente possono entrare in questo mondo virtuale che è Altspace, senza tirar fuori una lira. Tra l'altro io conosco diversi insegnanti che non sanno come spendere la carta del docente. Esatto. Perché... anche anch'io ho sentito questa cosa qua. Esatto. Ma questa è la dimostrazione come un piccolo gruppo anche verso quindi il buono scuola dei diciottenni, oppure è una cosa molto diversa? È diversa, è fatta, cioè, è simile per come concetto, ma questa è specifica per l'aggiornamento dei docenti italiani. Quindi ogni docente italiano, correggetemi se sbaglio perché io non sono docente, ma dovrebbe avere a disposizione 500 euro mi sembra all'anno. È vero? Cioè voi che siete... No, questo è l'ultimo. Ah, non ci sono più? Vabbè, comunque... Ah, poi hanno imparato tutto. No, non devono più formarsi. Esatto. No, ma diceva Giovanna che però dall'anno prossimo saranno tutti dedicati alla formazione. Questo diceva lei. Ma non sono sicura, Eva. Non c'è nulla di certo. Ah... Comunque, per finire sull'Oculus Go, volevo dire che io ho provato l'Oculus Quest, poi l'ho restituito perché mi faceva venire mal di testa e per altri motivi, ma ho comprato poi l'Oculus Go e devo dire francamente che l'Oculus Go mi ha sconvolto, nel senso che con l'Oculus Go sono riuscito a fare cose molto simili all'Oculus Quest, soprattutto in mondi come ad esempio qua in Altspace VR, oppure anche in cose molto semplici, visto che ci sono delle applicazioni in Oculus Go che sono forse banali, però
sono potenti, nel senso che veramente apre un mondo, pur essendo molto semplice, e quindi secondo me non è assolutamente da sottovalutare nella importanza didattica. E poi invece la cosa che volevo dire, e poi lascio parlare su stasera, era che io quando sono entrato in AltVR, lo chiamo AltVR, perché AltSpace VR mi fa incastrare la lingua. Quindi, AltVR, che è anche il nome del loro sito, peraltro, altvr.com. Quindi in AltVR ho notato che il problema di AltVR entrando è che non c'erano delle cose interessanti, però c'erano un sacco di stranieri che parlavano inglese. Questa cosa anche a me, che so parlare inglese un po', diciamo mi crea, cioè bisogna entrare proprio concentrati, mentre invece magari uno vuole entrare in un mondo virtuale anche per rilassarsi, no? Come si faceva. Ma è importante costituire un gruppo di italiani. Esatto, però un italiano che entrava qua e si vedeva attorno o degli stranieri, o ancora peggio, perché in realtà la maggior parte delle persone che ci sono in AltVR ho visto che sono fanciulli, bambini, insomma gente che sono a metà fra il, insomma, cioè bambini che giocano e rompiballe colossali, no? Insomma, cioè, anche qua poco fa ne è arrivato uno che si è messo a cantare, a disturbare, eccetera, perché si divertono. Però l'idea è che uno strumento come AltVR, AltSpace VR, diventa molto più usabile quando al suo interno si struttura una collettività, una community come quella che vorremmo costruire noi adesso, che abbiamo già visto che ha avuto un successo notevole in Edmondo, piuttosto che in OpenSim, ma anche in Second Life. Cioè se tu entri in una realtà in cui c'è già qualcuno che ti aiuta, i miei famosi mentori di Second Life, se ve li ricordate, sono stati una leggenda, non so se esistono ancora, no? Permette alle persone di sfruttare al meglio la tecnologia di AltVR, ma non solo. Ecco, quello che dicevo stasera a Magic Flute era che noi le sentiamo in AltVR, però metti che AltVR scompaia fra 6 mesi, perché a un certo punto Microsoft non lo vuole più, e allora che si fa? In realtà non è che noi ci leghiamo mani e piedi AltVR, noi ci leghiamo a un modo di comunicare, no? Cioè un modo di comunicare che è questo qui che abbiamo, di cui abbiamo appena detto stasera le virtù, alcuni vizi li abbiamo accennati, tipo i griefer piuttosto che altro, ma che soprattutto può essere usabile per fare telelavoro, per fare telescuola, per fare telecommunity, insomma per fare quello che fa anche Pyramid Café, no? Cioè quindi discutere, fare eventi, questa cosa di fare eventi. Ma, quello che tu dici è molto valido, al punto che possiamo anche portarci avanti, sapendo che uscirà Facebook con il suo mondo immersivo fra 6 mesi che sia, ci organizziamo in anticipo per presentarci a Facebook come una massa di 10, 20, 30, 50 persone pronte da una parte ad abbracciare e sperimentare, dall'altra parte in una maniera dimostratamente valida sfruttarlo in modo molto costruttivo, non banale, non infantile, non distruttivo, e questo non può che essere accolto in una maniera molto molto positiva se siamo in grado di spiegarci e comunicarglielo. Questo è notevole. Io guarda, come i Fidelity o Sansar, che cioè io avevo sperimentato Sansar all'inizio, ma mi sono trovata veramente male. Sì, ma dal punto di vista della community, sia Sansar che i Fidelity erano abbastanza scarsi, nel senso che quelli che siamo noi stasera qua, contatevi un attimo, quanti siamo qua? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, se non vado errato. In Sansar o in iFidelity, tutti italiani ad esempio, non li ho mai visti, e a volte neanche stranieri, cioè insomma, cioè c'erano solo del... Non... Ma Starazar, questo numero è ancora più interessante se valutiamo che, a parte io e te, praticamente gli altri li abbiamo dovuti traghettare qua. Era l'evento
in sé era riuscire a portare delle persone qui stasera e iniziare a, ad apprendere i rudimenti del, del muoversi in altri paesi. Mi sento traghettata. Senti. Beh, perdonatemi il verbo traghettare, non me ne è venuto uno migliore. Teleportare era meglio. Comunque sì, io volevo solo un'altra cosa che ci tenevo tantissimo a dire, visto che l'evento è anche Piramide, Piramide è ferma da anni, guardate che Piramide sono anni che è in ibernazione, ragazzi, quindi per me è una certa emozione essere qui su questo palco con David. Tra l'altro mi dispiace tanto che Stecksauer non ce l'ha fatta, o comunque non so, non è ancora arrivato. In questi giorni avete visto le foto nei gruppi con Salazar e Stecksauer, ci siamo trovati perché stiamo anche un po' ricostruendo la storia di Pyramid Café dai primordi di Vulcano fino ad arrivare a oggi, perché non è mica finita Pyramid Café. Ecco, tra l'altro una cosa che io sto sempre aspettando, con trascrizioni di conversazioni che magari posso aver salvato io da 10 anni fa e così, ricordamelo, certo, mi raccomando, certo, di inviarveli, certo, tutti. Ma io ho stampato tutto quello che è il Vulcano e i Vulcanari, c'ho un archivio. Cosa volevo dire? Anch'io volevo sottolineare il mondo di Facebook. Cioè questo Horizon, io ho comprato Oculus perché aspettavo Horizon, poi ha perfettamente ragione, non è che ci leghiamo mani e piedi a questo o quell'altro mondo, perché poi quello che conta sono le persone, no? E il modo di interagire fra di loro, è quello che vogliamo fare. Certo che Edu3D, per quello che ne so io, in OpenSim sicuramente a livello italiano è il gruppo che ha fatto le cose più interessanti e che ha gli insegnanti che insomma si sono prodigati, chiaramente senza togliere nulla a Edmondo, perché poi anche lì è abbastanza, sono dei vasi comunicanti, e Pyramid Café nel suo piccolo si è fatto onore a partire dal 2008 nella creazione, nella gestione di eventi, abbiamo fatto tante cose interessanti. Possiamo mettere assieme queste due cose e andare avanti e vedere un attimino cosa ne verrà fuori. Magic, posso fare qualche esperimento di interazione? Tutto quello che vuoi. Allora, non so se tutti quelli che sono qua capiscono l'italiano, se c'è qualche visitatore che è qua per curiosità, ma intanto non ci segue, non capisce. Intanto continua in italiano. Che non capisce italiano. Allora, tutti quelli che utilizzano Altspace VR qui con il PC, vadano alla loro sinistra se guardano il palco. Ok? Quindi guardate il palco e andate alla vostra sinistra se utilizzate. Mentre sulla destra se lo utilizzate con il visore. Quindi io vado qua sulla destra, dove sono già. Ok, questo secondo me è un modo molto bello e snello di votare, no? Sì. Votare semplicemente spartendo gli avatar, e si vede anche immediatamente, uno, chi sta attento e chi non sta attento. Due, a colpo d'occhio le percentuali. E adesso potrei farvi altre domande per distribuirvi, però avete capito. Una cosa che volevo fare, e ho perso adesso il... qualcuno vede? Ah, eccolo qua. Volevo inventare... non riesco a fare... eccolo qua. Volevo inventare qualcosa da fare con il laser. Magic mi ha fatto capire quanto è fastidioso vedersi puntare addosso il laser quando hai il visore, sembra quasi un'arma. Non so se risulta altrettanto fastidioso dal PC, quindi non lo punto di qua per quelli che hanno il visore, e non lo punto nei vostri occhi perché è quasi aggressivo, lo punto ai vostri piedi, e chi ce l'ha puntato scappi, ok? Ecco, scappa. Non scappa. Ecco, ok. Allora,
questo potrebbe essere, naturalmente adesso l'ho messo in negativo, potrebbe essere in positivo, basta avere la fantasia, ma un modo interattivo da sfruttare anche in classe magari, dal classico voglio che rispondi tu o non so che altro. Ma più che quello che dici, scusa David, però come sì, stai dicendo in realtà, e io l'ho visto fatto fare molte volte in Second Life, si possono fare veramente proprio dei giochi, dei game fatti con questo sistema. Esatto. Esatto. Perché io vorrei sottolineare quello che ha detto Magic prima. Se il vantaggio fondamentale di questo mondo immersivo è quello della compresenza, della comunità, allora tutti gli elementi interattivi di un evento dovrebbero massimizzare la percezione di questo. Anche il fatto di alzare le mani o di stringersi la mano o di utilizzare su richiamo, per esempio, chi è d'accordo con me, lanci dei cuoricini. Okay? Sapete, no, come si fa? Prendete la faccia degli emoji e ecco, tutti la sanno fare, perfetto. Io non sono d'accordo. Brava. Okay. Allora fai la, fai la faccia triste. Fai la faccia triste. Allora. E vi spiego perché. Ok, spiega. È vero che nel momento in cui noi siamo insieme, a parte che i miei ragazzi non potrebbero iscriversi, perché Sala Zarro ha già detto che devono essere maggiori di 13 anni. E quindi questa è una prima cosa negativa. Secondo, nel momento in cui il ragazzino fa il login e ha il proprio account, può entrare anche mentre non ci sono io. E quindi, allora, la lezione a distanza con me presente potrebbe andare bene per tutto quello che tu hai detto. Però nel momento in cui il ragazzo si muove da solo all'interno di questo mondo, io non lo so chi può incontrare, ma la scuola stessa non permetterebbe che io lo facessi ufficialmente, perché non gli sto dando nessuna sicurezza. Se tu sei presente lo puoi fare. Se io sono presente, Eva, però io non posso essere presente. Non esiste, come in Craft esistono le regioni scuole nel mondo, possono entrare ragazzi soltanto nella regione che crea l'insegnante. Qui per ora almeno non esistono questo tipo di regioni, e questa è la mia percezione. Sì, ma guarda che qui puoi fare dei mondi chiusi, non è che devi, non è tutto aperto, anche l'evento lo puoi fare chiuso. Però qui abbiamo visto che sono entrate delle persone che non erano, ma perché abbiamo lasciato l'evento aperto. È un evento aperto. Sì, diciamo, capito? Che perché questo è veramente un evento zero qua. Sì, sì, sì. Quello che volevo dire è che è vero che non c'è questa protezione, ma guarda che anche in Second Life o in OpenSim o in Craft i ragazzi potrebbero entrare con altre identità, non quelle che tu gli hai dato. Quindi cioè, non c'è mai una protezione completa da quel punto di vista lì. No, anche perché sulle tattiche... Comunque, se posso dire la mia sul discorso dei ragazzi, poi bisogna molto valutare anche l'età, ma è evidente che non è che puoi tenere 5 ore di scuola ai ragazzi qua. È solamente un momento, come posso dire, un momento aggregativo, o addirittura la ricreazione potrebbe essere. Chiaro che devono essere gli altri strumenti di insegnamento a distanza e tutto quello di cui si sta parlando. Questo è un di più per sentire la compresenza, per fare community, intanto a partire da noi, cioè meglio, intanto a partire dagli insegnanti e da tutti quelli, come possiamo definirci, gli appassionati di nuove tecnologie, quelli che vogliono cercare di guardare un attimino più lontano. Altrimenti non sarei qua. Io ho ordinato per la mia scuola, ho ordinato 22 Oculus e sto attendendo che arrivino. Quindi state, cioè, io sono qua proprio perché sono appassionata. Sfondiamo una porta aperta. Esatto.
Comunque, sì, come sì. Dici sì, tu, sì. Magic è importantissimo il rapporto con gli insegnanti, tra gli insegnanti. E questi cavolo, secondo cavolo. Me sono dedicati più che agli studenti, al Space VR è dedicato, secondo me, agli insegnanti. Ma io, io non porterei, non porterei gli alunni per sforzare. Per sforzarsi, poi li porterei qui. Questo non è un ambiente per gli alunni della primaria o della secondaria di primo grado, è un ambiente che può essere per quelli della secondaria di secondo grado. Non esageriamo, perché noi dobbiamo, sì, siamo educatori, sì. E quindi dobbiamo distinguere quali ambienti, quali sono gli scopi che abbiamo nel fiondare gli studenti in questi. Come dicevi, ritorno al tuo discorso, è molto interessante invece viverla come una piattaforma di confronto tra gli insegnanti che non parleranno di coronavirus, magari parleranno di microlearning, magari parleranno di didattica, e avranno un utile diretto, però non esageriamo con gli studenti, ripeto, mi ripeto. Ma sì, infatti, allora tra l'altro David mi sa che ci saluta, mi ha mandato un messaggio, non lo vedo, dov'è che è andato? È lì che ah, eccolo lì, sì. Ok, no David, chi siamo noi a ringraziarti, perché averti qui è stato veramente un bel regalo e speriamo che insomma ci sentiamo più spesso dopo tutta questa ibernazione. Assolutamente, me lo auguro anch'io. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao David. E comunque anche e... noi siamo quasi in chiusura, perché abbiamo detto un incontro sì, rapido. Sì, ciao. Secondo me, io lo valuterei un successone, sì? Si può valutare di incontrarci ogni tanto, no? E ecco, questo che ci tenevo tantissimo a dirvi, adesso che siete entrati, avete fatto l'account di Altspace VR, fatevelo un giro, guardate i vari mondi, i mondi beta, come li chiamano, ambienti qua, ci sono altre situazioni, ci sono altre cose. Portare qualità e contenuti e persone che parlano di cose intelligenti è fondamentale. Se noi riusciamo a fare un gruppo di italiani che appunto si trova qui per mettere insieme delle idee, beh, facciamo qualcosa di estremamente positivo. Aspetta che devo zittire qualcuno perché c'è... volevo fare una domanda. A chi? A chi? Avanti. Questo si è costruito, ma questo da solo c'è tutto di default, cioè tu entri, ci sono vari ambienti già pronti. Scusa no, vai. Volevo solo dire questo perché poi vado, devo fare una telefonata assolutamente, che sennò mi accoppano. Consentimi, così saluto. Vai. La cosa bella adesso David è andato via, io e David mi aveva chiesto di collaborare con lui per un evento, e io puntavo appunto a questo Facebook Horizon, no? Ma siccome sto Facebook Horizon che lo si attendeva per marzo non arriva, mi sono guardato un po' in giro a vedere cosa poteva offrire il presente, no? Cosa c'era già. E guardate, ci sono altre cose tipo questa, ma nulla meglio di Altspace VR, perché per creare un evento ci vogliono 5 minuti per pubblicare, 5 minuti, 5 secondi per pubblicarlo, idem altri 5 secondi, e per scegliere un ambiente che può essere un teatro come questo, oppure non so, una tavola rotonda dove fare un meeting. Ce ne sono vari da cui scegliere, è spettacolare. Poi lo si può impostare in vari modi, lo si può chiudere, lo si può aprire. Sì, ma come si fa? E adesso ve lo faccio insegnare dal campione breve, italiano. Anzi, adesso, visto che rimarrà la registrazione, vi spero. Devo salutare, Sal. Sì, vi faccio un abbraccio grandissimo, grazie per essere venuti qua. Io devo chiudere adesso, però è stato un piacere immenso.
Ciao a tutti. Ciao, ciao. Sì. Allora, lo spiego io, però lo farò molto breve perché anch'io appunto te lo volevamo fare breve come, come cosa. Dunque, è un po' come, cioè si va semplicemente su un sito di AltVR, altvr.com, e tra l'altro se volete ve lo faccio anche vedere nella registrazione, quindi voi forse adesso non lo vedete, ma si va semplicemente in AltSpace VR. E poi lì c'è semplicemente una sequenza. Aspetta, adesso se andiamo. Quindi sono entrato come Salazar, e poi a un certo punto c'è proprio anche qui un events, e ci sono i miei eventi, e poi qui c'è addirittura un start quick event. Lo vedrete poi nella registrazione. Praticamente con due clic si dice: vuoi fare un meetup, vuoi fare un party, un meeting, eccetera. Io dico: voglio fare un meeting, clicco. E a questo punto qua mi presenta una mascherella in stile anche antico, diciamo, come fosse una finestra web, dove si mette il nome, cioè il titolo, la descrizione, la data, quando lo volete fare, e il tipo di template. E questo template ce ne sono una ventina già fatti, ma con Blender, volendo, ve ne potete fare uno anche voi. Anzi, in realtà si fa con Unity, questi template, ma non è necessario, insomma. E a quel punto lì si deve solo decidere se l'evento è di tipo privato o pubblico. Quella differenza fra privato e pubblico, che se è pubblico compare nella lista degli eventi e chiunque può arrivarci. E se invece è privato, vi viene data una URL, e solo chi ha quella URL può entrare nel vostro evento. A quel punto fate create event e via. Quindi praticamente è una roba che si fa potenzialmente in 5 secondi, no, ma secondo me in mezzo minuto, o un minuto, due minuti, insomma, il minimo essenziale per pensare a quello che volete fare, non al fatto di fare un evento, non so se, cioè fare tecnicamente, devo mettere le sedie. Allora, mi scrive Sergei, quindi questo ambiente è solo legato a eventi, esatto, cioè questo ambiente che state vedendo qua è un ambiente usa e getta, cioè è un posto dove noi facciamo l'evento, ci parliamo, eccetera, quando finisce l'evento sparisce, no? E quindi è una cosa assolutamente strana, no? Per noi che siamo abituati. Temporanea. Sì, 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 è una storia. Quelle storie di... Quindi uno qui non può avere una specie di sandbox dove costruisci qualcosa. Allora, sì, lo puoi avere, ma quelle cose lì si chiamano mondi. Cioè questo qui è un evento. E gli eventi si fanno con queste ambientazioni. Poi tu ti puoi fare un mondo, e nel mondo, glielo spiegavo a David prima, che mi faceva una domanda simile, il mondo equivale alle nostre sim, quindi il mondo è persistente, quando si entra nel mondo poi si creano le cose e rimangono, e il mondo anche quello può essere anche costruito in maniera cooperativa anche con più persone, nel senso che se gli dai diritti ad altre persone possono costruire, mettere cubi, poche robe, niente di sofisticato, però si possono mettere tante cose interessanti. Possibilmente low poly, no? Perché questo mondo in realtà voi lo vedete, a voi vi sembra che sia un mondo virtuale, ma in realtà è tutto sommato una specie di HTML, cioè una specie di visualizzazione di un indirizzo URL, una pagina web tridimensionale, è stato costruito così, che tra l'altro secondo me è una cosa molto molto interessante, però vuol dire che ogni mondo non può essere più grande di un tot, non mi ricordo quanti megabyte, però mi sembra che sia tipo 50 megabyte al massimo, che può essere una scena, che vuol dire che non potete metterci delle cose sofisticate, ma potete metterci le cose che io vi insegno o comunque vi ho proposto nelle mie lezioni low poly, no? Quindi fin tanto che siete sulle 10.000-20.000 vertici, no? Al massimo di un po' di oggetti, va bene. Se cominciate a mettere le cose Mona Lisa, eccetera, che magari occupano miliardi di vertici, quello non va bene, ma anche perché banalmente poi queste cose devono essere trasferite su Oculus Quest, Oculus Go, che sono degli apparecchietti piccoli, sono dei cellulari. Non so se lo sapete, ma l'Oculus Go o l'Oculus Quest è di fatto un cellulare. No? E quindi il fatto di far scaricare sul cellulare una cosa complicata non si può. Questo è il motivo per cui gli avatar sono così bruttini, se vogliamo. Secondo alcuni sono anche un po' sessisti, nel senso che qualcuno mi ha detto che gli avatar delle donne o femminili sono un pochino brutti, no? Mentre invece quelli maschili sono
fatti meglio, insomma, si lamentava. Però non lo so, io ho trovato soltanto un robot femminile, quello che ho preso, erano tutti maschi. Infatti, e le scene sono molto fumettistiche, però assolvono al loro mestiere, che se ci fate caso è molto più sofisticato di Minecraft, che è ancora il livello estremo, no? Della semplicità. Quindi ci siamo uno stato intermedio. Però questa cosa di essere molto semplici della costruzione 3D ci permette di concentrarci sul risultato e non sulla tecnica. Quindi non dobbiamo essere esperti Michelangelo, insomma, cioè Leonardo da Vinci o Michelangelo Buonarroti, no? Per costruire delle cose incredibili dal punto di vista 3D, ma dobbiamo, cioè possiamo metterci alla prova per costruire eventi, costruire interazioni fra di noi e con eventualmente studenti, dove per studenti si intendono studenti delle scuole superiori probabilmente. Ma questo vale un po' per tutti i mondi virtuali, cioè un pochino di meno per Minecraft, dove entrano veramente i bambini, ma se no insomma il problema è uguale. Ok, proverò. Allora, come aveva accennato Magic, noi pensavamo di fare degli incontri tipo questi, magari tematici, magari un pochino più coordinati su argomenti più specifici, per esempio una volta al mese. Cosa ne pensate? In modo tale da dare la possibilità agli italiani di avere un punto di riferimento in cui ci si incontra e nel frattempo voi imparate, perché c'è veramente tante cose che si possono fare gratuitamente senza spendere una lira e senza dipendere dal benvolere di... Cioè, questa piattaforma è stata comprata da Microsoft, però è un pochino autonoma, infatti per quello che ho il sospetto che possa morire, no? Nel senso che Microsoft potrebbe... È sempre un rischio, sì. Quindi investire sì, ma ovviamente non ci investiamo tutto, perché come abbiamo detto con David, quello che vogliamo fare non è tanto di costruire una cattedrale in un mondo e quindi segregarci qui dentro, ma vedere quali sono le cose positive di questa architettura, di questa piattaforma, che possano essere esportate anche in altri mondi, come esempio l'Horizon di Facebook, che sta per uscire, quindi sarà probabilmente simile a questo, o addirittura delle cose che non sono neanche 3D, come possono essere Facebook normale, o le chat, o Telegram, insomma, cioè usare tutto quello che c'è per poter fare le nostre progetti e le nostre idee. Quindi chi è interessato, se non lo si è già iscritto, noi in Edu3D abbiamo un gruppo, Edu3D VR, no, Altspace VR, e quindi se non sapete il gruppo ci chiedete e vi diamo la possibilità di iscrivervi, insomma, o insomma, di partecipare. Poi se qualcuno vuol dire ancora qualcosa, abbiamo ancora credo 2-3 minuti, qualcuno forse ha alzato la mano, Joy forse? Però aspetta, Joy, però ho mutato un po' di gente prima, quindi forse vediamo un po' se ce la faccio a smutare. Ecco, Joy, l'avevo mutato. Volevi parlare qualcosa, dire? No, allora era solo una cosa così. Allora, se va bene a tutti, io direi che ci sospendiamo l'incontro, lo chiudo. E ci vediamo al prossimo, se siete d'accordo, fra un mese o forse anche prima, se riteniamo opportuno. Va bene, ciao. Va bene? Buonanotte allora. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.